Torna in Molise, terra che lo ha visto presente più volte, da Premier per la stesura del contratto istituzionale di sviluppo, poi da capo dei 5 Stelle per la campagna elettorale delle amministrative 2021 a Isernia. Prima della tappa a Termoli, Giuseppe Conte ha illustrato l'agenda progressista del movimento a primo piano Molise, ripartendo però da luglio, dalla crisi di governo, dal successivo scioglimento delle Camere. L'esecutivo Draghi, ha detto Conte nell'intervista, non dava più risposte al Paese, è stato sordo al nostro allarme sull'emergenza energetica e di questo ritardo ora famiglie e imprese pagano il prezzo. Nessun rimpianto dunque, i punti cardine del programma che i 5 Stelle propongono agli italiani sono salario minimo, reddito di cittadinanza, super bonus. Noi riteniamo che il lavoro delle persone vada riconosciuto e pagato degnamente, vogliamo l'introduzione del salario minimo legale a 9 euro all'ora, basta stipendi da fame, ha detto Conte. Il reddito di cittadinanza inoltre lo abbiamo migliorato, dobbiamo continuare a farlo. Abolirlo, come vuole il centrodestra, significa lasciare senza protezione quelle famiglie che oggi a causa della crisi non riescono a farcela, non lo permetteremo. Presidente del Consiglio, nel momento peggiore della pandemia, ha aggiunto, riallacciandosi a quella esperienza, che il Movimento 5 Stelle del nuovo corso ha dimostrato di essere una forza politica seria che dedica tutte le sue energie all'interesse dei cittadini e delle imprese senza secondi fini. Sono lo stesso Giuseppe Conte che ha gestito il paese in piena pandemia, ha portato a casa 209 miliardi per l'Italia. Noi non abbiamo amici da accontentare o interessi particolari da tutelare. Niente polemiche poi sulle parlamentari, è stato il suo invito implicito. Siamo stati soli a scegliere i candidati attraverso il voto della rete, gli altri li hanno imposti e paracadutati. Quanto alla capolista donna per la Camera, che ha preso il posto di Nick Di Michele, che aveva vinto le parlamentarie, crediamo molto nella rappresentanza di genere, così Conte, un metodo per noi, oltre che un adempimento di legge. Il contratto di sviluppo, infine, firmato a Campobasso l'11 ottobre del 2019. I CIS sono strumento di riqualificazione e sviluppo nei quali credo molto, lo dimostra il fatto che ci abbiamo puntato molto durante i governi che ho guidato. Quello del Molise, ha concluso Conte, va portato a termine quanto prima. Il Covid ha rallentato sì molte attività, ma evidentemente ancora una stoccata all'ex presidente della BCE. Il governo Draghi non ci ha investito a sufficienza. Io ho detto ovviamente che la risposta è stata così sorprendente, così inattesa. Centinaia e centinaia di progetti finanziari, tutti erano impossibili. È chiaro che abbiamo operato una prima valutazione, abbiamo selezionato all'incirca 150 progetti, li andiamo subito a finanziare, adesso dobbiamo